Eccoci nuovamente in Valcodera, amici. Si dice di lei che è selvaggia e isolata, certo non facile da vivere, ma nel tempo questa sua natura e la vicinanza alla Svizzera sono state anche delle opportunità per chi aveva bisogno di vie di fuga o di una zona di rifugio. Nella storia ci sono i passaggi di Drappelli di Lanzichenecchi, di patrioti risorgimentali in fuga dagli austriaci, di partigiani e fuggiaschi dal regime fascista, di spalloni carichi di merci di contrabbando. E ci sono passate le Aquile Randagie, un gruppo di giovani scout che svolgeva attività clandestine durante il fascismo. Ecco la storia del loro legame con la Valcodera. Era l'8 settembre del 1939 quando una pattuglia di giovani milanesi e monzesi risaliva la Valcodera per fare la più bella scoperta della loro vita di scout, cioè di ragazzi che vivono l'avventura e la libertà di crescere uomini. Era l'avanguardia di una ventina di coraggiosi e temerari scout che 11 anni prima, nell'aprile del 1928, avevano compiuto un solenne gesto di disobbedienza. In quell'aprile, il Consiglio dei Ministri aveva approvato il Regio Decreto numero 696, che sopprimeva qualsiasi formazione e organizzazione giovanile a esclusione di quelle legate all'Opera Nazionale Balilla, così che il regime fascista avesse l'esclusiva competenza sulla formazione dei giovani, per indottrinarli al pensiero unico della dittatura. Anche l'Associazione Scautistica Cattolica Italiana dovette essere sciolta. Ma quel gruppo di ragazzi che ne faceva parte decise di disobbedire e di continuare a riunirsi in clandestinità. Erano guidati da due giovani capi milanesi, Giulio Cesare Uccellini e Virginio Binelli, e da un sacerdote senese, Don Enrico Violi, segretario dell'Università Cattolica a Milano. Si chiamarono Aquile Randagie, per significare il loro volare alto e senza un luogo stabile di ritrovo alla ricerca della libertà. Per continuare l'attività scout in modo integrale, occorreva trovare luoghi dove fare attività all'aperto, in piena natura, ma appartati e lontani da occhiute guardie o spie fasciste. Dopo aver fatto campi estivi in Val Biandino, Avendrogno e in Alta Valseriana, uno di loro convinse i compagni a visitare la Valcodera. La conosceva bene perché più volte era stato alla capanna Brasca per scalare le cime dell'Alta Valle e la definiva paradiso perduto, tanto era affascinato dalla selvaggia bellezza dei luoghi. La Valcodera è difficile da raggiungere, faticosa da vivere, dalla natura intatta e aspra, spesso avara. E anche se a quel tempo era molto abitata, non richiedeva la presenza di strutture del sistema politico. Gli unici presidi pubblici erano la scuola elementare pluriclasse di Codera e un presidio della Guardia di Finanza in località Bresciadega per vigilare sul contrabbando con la vicina Svizzera attraverso la bocchetta della Teggiola. Lo spirito fiero della popolazione, forgiato dalle difficoltà della vita, aveva originato un atteggiamento di indipendenza molto simile a un antifascismo pratico, non strutturato né ideologico. L'avversione alla dittatura dei ragazzi disobbedienti fu colta immediatamente e con simpatia dai valligiani. L'amicizia che si instaurò a partire da quella prima esplorazione del 1939 consentì a questi scout di organizzare in Valcodera anche dei campeggi estivi nel 1941 e 42, nonostante la guerra fosse in pieno svolgimento e i ragazzi più grandi fossero chiamati alle armi. Accolti dalla gente del posto e al sicuro dalle delazioni, gli scout vivevano giorni di libertà, vestendo orgogliosamente l'uniforme, usando le insegne, cantando i propri inni e coinvolgendo le famiglie della valle. Divennero amici anche dei finanzieri di Bresciadega e fino alla fine della guerra furono tenute nascoste le fotografie che li mostrano insieme nelle cerimonie mattutine di saluto alla bandiera, o inginocchiati durante le messe al campo, davanti all'altare costruito con rami e tronchi di abete. Il celebrante era Monsignor Andrea Ghetti, detto Baden, un simbolo dello scautismo italiano, leader delle Aquile Randagie insieme a Giulio Cesare Uccellini, detto Kelly. Nel 1943, dopo l'armistizio, anche le Aquile Randagie più adulte si misero in gioco con la resistenza, ma nel loro spirito, senza armi, contribuendo a fondare Oscar, l'organizzazione Scout Collocamento Assistenza Ricercati, che operò per salvare la vita di migliaia di perseguitati e ricercati di ogni colore politico e fede, anche tedeschi,
procurando documenti falsi e facendoli espatriare in Svizzera dalle colline del Varesotto e del Comasco, più che dalla Val Codera, troppo difficile e faticosa. Nella memoria di quei ragazzi disobbedienti per amore della libertà, gli scout hanno continuato a frequentare la Val Codera. Nel 2002, un edificio poco oltre il borgo di Codera, ex sede di una piccola centrale elettrica, è diventato la loro base, da tutti conosciuta come centralina e intitolata alle Aquile Randagie. E a distanza di 80 anni dal loro primo arrivo, gli scout continuano a essere una presenza costante e familiare nella piccola comunità della Val Codera. Lo spirito e l'opera educativa di Monsignor Andrea Ghetti, Baden, sono perpetuati dalla fondazione ed ente educativo che porta il suo nome e che ha voluto mettere a disposizione del Museo di Valle materiale originale delle Aquile Randagie. Ecco la divisa, equipaggiamento, vessilli che ci ricordano quei giovani coraggiosi.